Questa è una storia antica, anzi, eterna. Ha qualcosa da fare domani? Perché? Perché io e lei passeremo una notte insieme. Chi te l'ha dato questo? Era di mio padre. È un occhio portafortuna. Serve più a te che a me. Se mi lasci faccio una pazzia, lo sai, vero? Napoli, 26 giugno 2017, ore 10:23. Quando ho fatto la Traviata anni fa a Napoli e ho avuto proprio, sono venute delle cose, ho accettato una cena a casa di questa persona che poi è diventata una mia amica, poi casa sua è diventata casa di lei nel film. E da lì in poi ho cominciato a conoscere le persone, i posti, la sanità, la figliata, e le stradine dove è passato il Carlo III, cioè mille cose che mi sono arrivate addosso. La storia di Napoli ha mischiato la Napoli di oggi, quindi si sono mescolate tutte queste cose e quando a un certo punto ho detto ma questa storia che ho in mente da 10 anni, la storia di questa donna, di questo medico legale, lo ambiento qui facilmente, dove poi una città che mi assomiglia molto sul fatto del senso della morte, che si mischia alla vita, che non dimentico mai quell'idea della morte, anche loro i napoletani non la dimenticano mai, lo mischiano, lo sminuiscono in qualche modo. E quindi è stato tutta una grande armonia, grande facilità. Cadavere di sesso maschile, non identificato. Età apparente compresa tra i 30 e i 35 anni. Conoscevo la vittima. Ci sono altre foto mie così. Ha visto qualcosa che non doveva vedere. Per questo l'ha ucciso. Non lo sa. Sì. In che guaio mi sono messa? Una storia di sensualità e seduzione in maniera mistica, che in Italia forse non si vedeva dai tempi del Segno del Comando con Ugo Pagliai, quasi 40 anni, perché è difficilissimo entrare nel genere in questa maniera. Cosa ti ha spinto verso il genere? Quando tu fai un film è come fare un quadro anche, come io ho dipinto un periodo, quando non ho una cosa, faccio questo per questa logicità così, seguo molto l'istinto, ho una traccia che è la sceneggiatura, le cose avvengono, gli ambienti. Ecco, un'altra cosa molto importante è la scelta degli ambienti. Quando scegli un ambiente, quello anche ti suggerisce delle cose. Quindi è stato tutto un... E poi il genere che mi dicono il thriller, ma io dico che è più mystery che thriller. Poi oggi, a pensare oggi, tante cose che ho fatto perché la città che mi ha suggerito. State ancora indagando su di me?